Il mese di agosto ha confermato la sua fama di mese complicato. Abbiamo visto una correzione sugli asset di rischio e abbiamo visto un rialzo dei tassi di interesse. Allo stesso tempo abbiamo visto curve che hanno avuto la tendenza a disinvertire. L'avversione al rischio si è poi vista anche sulle commodities che sono scese e sui cambi, con il dollar index che è tornato ai massimi da maggio. Ma vediamo un po' quali sono le cause principali a livello globale di questa volatilità, che probabilmente è stata anche aiutata dal fatto che eravamo in agosto e quindi dai flussi relativamente scarsi. In primis abbiamo un sentiment sulla Cina che sta decisamente cambiando. Abbiamo visto dati brutti dai due settori più importanti dell'economia cinese, quindi esportazioni e immobiliari, che insieme pesano circa il 40% del PIL, e non ci sembra per ora di individuare grossi interventi. Quantomeno dobbiamo andare probabilmente come intensità a interventi che si fecero per esempio dopo la crisi del 2008. Per ora abbiamo visto soltanto cure palliative, per esempio per cercare di sorreggere i corsi azionari abbiamo visto aumenti degli orari di contrattazione, abbiamo visto riduzione dei bolli, abbiamo visto cercare di convincere i grossi istituzionali a sorreggere i corsi, ma stiamo parlando davvero di interventi ancora minimali. A fronte di questa decelerazione cinese abbiamo però avuto un repricing della crescita americana in positivo. Infatti nel corso del mese di agosto abbiamo avuto dati macro decisamente incoraggianti, sia dal lato consumi con le vendite al dettaglio che hanno battuto le stime, sia lato mercato del lavoro che si è ancora dimostrato decisamente resiliente, e anche per quanto riguarda l'immobiliare, con le nuove case in costruzione decisamente più forti rispetto alle attese. Quindi abbiamo un'economia americana che apparentemente sembra sorreggersi tranquillamente sulle proprie gambe. A fronte di questi dati macro, chiaramente i rendimenti, soprattutto i rendimenti americani, sono saliti. Abbiamo il decennale reale che ha toccato di nuovo il 2%, un livello che non toccava dal 2009, quindi da dopo la crisi del 2008, e abbiamo, come dicevo prima, una certa tendenza alla riduzione dell'inversione nella curva americana. In questo contesto abbiamo visto anche il credito allargare, soprattutto sui comparti subordinati, mentre i senior hanno avuto allargamenti decisamente più contenuti. Forse il segmento di credito che ha sofferto un po' di più il rialzo dei tassi è l'investment grade americano, che ha perso un pochettino terreno proprio in concomitanza col forte movimento del Treasury, mentre gli altri comparti sono rimasti più o meno invariati.